Bene, salve a tutti, siamo alla seconda puntata di questi incontri, la giungla delle partecipate. Come vi avevo preannunciato, oggi cerchiamo di capire che cosa è cambiato in modo sostanziale nell'affidamento dei lavori pubblici, perché è da questo modo di lavorare che si capisce come sono cambiate anche le società gestite e controllate dallo Stato. Allora, prima di Tangentopoli, c'erano 1500-2000 società di diritto pubblico, totalmente di diritto pubblico, che davano incarico di fare lavori, gli appalti per intendersi. La società di diritto pubblico vuol dire che era controllata dalle leggi dello Stato e sottoposta al controllo della Corte dei Conti, quindi una cosa veramente fondamentale per il controllo dei costi e della spesa pubblica. Dopo Tangentopoli, il sistema cambia totalmente. Nell'unico processo che fu fatto per Tangentopoli, quello della Maxi Tangente Enimont, vennero accusati chiaramente tutti i tesorieri dei partiti di allora, della DC, del PSI, del PCPDS, del Partito Liberale e anche della Lega, che era arrivata allora, ma subito aveva preso anche una tangente Enimont. Il reato che fu utilizzato dai magistrati per distruggere questo sistema che era Tangentopoli è principalmente il reato di corruzione e anche gli altri reati che sono quelli di abuso d'ufficio e falso in bilancio. Il reato di corruzione è molto attivo e forte quando si va ad operare tra contratti di società pubblico-privata, perché lì si va a trovare se c'è il danno erariale o il falso in bilancio o l'abuso d'ufficio che avveniva in Tangentopoli. Dopo Tangentopoli, che cosa succede? Dopo il 94, con la legge Merloni, in poche parole si creano da 1500-2000 a 19-20.000 società che sono SPA o SRL. Questa volta però di diritto privato, ma con all'interno il socio pubblico. Ecco la prima grande distorsione. Una società di diritto privato con il socio pubblico dentro che dà una concessione o fa un appalto verso una ditta privata. Che cosa si crea? Si crea un rapporto da due società di diritto privato. Il reato di corruzione in Italia non è così incisivo nei rapporti fra due società di diritto privato. Inoltre a questo si aggiunge che il falso in bilancio e l'abuso d'ufficio, i due reati principalmente usati in Tangentopoli, vengono di fatto depotenzializzati e depenalizzati da sia il centrodestra che dal centrosinistra. In modo trasversale, in poche parole, si è creato un giochino per rubare i soldi pubblici. Prima 1500-2000 società di diritto pubblico. I ladri erano 10, i tesorieri dei partiti. Oggi 20.000 società di diritto privato, dove ci sono 20.000 consigli di amministrazione, 20.000 collegi dei revisori dei conti e 20.000 presidenti, ognuno di questi stipendiati e gestiti in maniera assolutamente arbitraria dal sistema liquido dei partiti. Ecco da dove parte poi che il debito pubblico continua ad aumentare, il debito dello Stato sfora continuamente i limiti che ci sono dati. Perché? Cosa avviene? In questo nuovo sistema tra due società di diritto privato, una di queste, quella che dà la concessione o l'appalto, c'è il socio pubblico. Quindi nei lavori la società di diritto privato col socio pubblico dentro fa un appalto a una ditta privata che viene pagata al 100%. Quindi la ditta privata che ha l'appalto, in poche parole, riscuote tutto quello che deve avere e non ha rischio assolutamente.
L'indebitamento, qualora ci fosse bisogno di un indebitamento per fare un'opera, va sempre a capo della società con il socio pubblico all'interno. Ogni sforamento, ogni indebitamento, ogni lavoro magari ecco eseguito in malo modo e quindi dove si chiede un rimborso, è tutto a capo della società di diritto privato col socio pubblico dentro, e quindi i soldi sono i nostri, che vengono continuamente utilizzati per queste operazioni. Consideriamo anche un'altra cosa, che la società partecipata, così come la conosciamo in Italia, cioè con il diritto privato, con all'interno il socio pubblico, è un'invenzione tutta italiana. Non si registra in altri paesi delle società con queste caratteristiche. Infatti l'Europa nel 2006 si è accorta di questo giochino e ci ha sanzionato, o meglio, ci ha intimato di mettere nel bilancio dello Stato i debiti delle società di diritto privato col socio pubblico dentro, perché erano debiti occulti allo Stato, nonostante che fossero di società gestite dal pubblico. Per la prossima puntata cercheremo di portare degli esempi concreti di cui la magistratura si è già occupata, in modo che possiate capire in maniera chiara come funziona questo sistema per abusare di soldi pubblici da parte delle società private.